Cari amici, in questa sede prestigiosa, come voi potete vedere, fai vedere che siamo circondati. Si sta bene, Siamo circondati. Oggi mi sa che era un po' caldo, adesso c'è un bel venticello che non è malvagio. Siamo circondati da tende, qui attorno c'è una bellissima pineta e facciamo vedere un periodico dal quale si evincono alcune cosette. Anche ieri noi abbiamo parlato di come i media siano tutti impostati nella maniera classica, quella di turlupinare il cittadino. Questa ad esempio è la rivista del giornale, vedi? Il giornale Style, vedi? Che ad esempio in questo numero fa vedere quanto sono bravi tutti questi quarantenni. Se tu li vedi uno per uno, uno capito? Più sellerone dell'altro. È già caputo, li vedi uno. Ieri abbiamo fatto vedere una certa signora Sinclair che casualmente, vedi caso, si era anche sposata. Un can di Trieste. E oggi facciamo vedere queste belle. Guarda, l'unico che veramente vale qualcosa è questo, e qui c'è poco da dire. È l'inventore di Facebook, di Zuckerberg. Di Twitter, questa roba qua. Anche lui è amico degli amici, tutti questi però... qua, tutti, nessuno escluso, sono tutti amici degli amici. Meno questo qui che è l'unico serio. L'unico serio. Allora, uno è incazzoso, giusto? Fastidioso. Allora, ci leggiamo alcune cosette che sono veramente simpatiche a vedere come si manipola l'opinione pubblica. Allora, qui c'è, a parte il resto, poi lo facciamo vedere, ci sono delle considerazioni anche, ma molto, molto interessanti. Oh, va tenuto presente, perché anche questa è una cosa che dobbiamo dire, che queste riviste sono concepite per non far leggere gli articoli seri, l'abbiamo già visto anche ieri. In linea di massima, chi acquista queste riviste? Sono riviste che accompagnano i quotidiani, questo qua. È la middle class, sì. Quella di media cultura apparente. Ma non leggono gli articoli seri. Ma è una media cultura apparente, lo sto dicendo. Sapremmo queste cose, circolerebbero queste idee, invece non circolano perché gli danno una sfogliata, guardano le fotografie, se c'è qualche bella ragazza o un bel ragazzo, secondo dei sessi, e poi ci sono anche i froci, allora si arrangiano tra di loro, chiedono consiglio all'amico Vendola e poi sanno quello che devono fare. Allora, qui c'è un articolo che è veramente interessante, interesserà anche a te. Però queste notizie qui si apprendono stranamente, vedete? Il debito in America, sapete qual è il debito americano? Quello per persona? Quello degli studenti che chiedono un certo, mutuo per poter 50 mila dollari. È qualcosa di strano per noi, che minaccia il mercato immobiliare USA e l'intera economia americana. L'elevato livello di indebitamento di milioni di studenti americani costretti a contrarre mutui sempre più onerosi per pagarsi il college. Allora, vedete cosa significano queste cose? Significano che oggi, come ieri peraltro, perché gli interessi che svolazzavano nella Roma di Giulio Cesare erano complicatissimi tanto quanto oggi, però queste cose bisogna conoscere, perché se tu, quando parli del debito pubblico in generale americano, ignori il fatto che negli Stati Uniti la buona parte degli studenti sono indebitati per pagare fino a 250.000 euro complessivamente. Allora, ti rendi conto quanto è difficile risolvere. No, aspetta, era un investimento, era una scommessa sul futuro, ma finché c'era l'economia americana che trainava, certo, aveva una possibilità. Ora è un peso, oggi, è un macigno. Oggi è un macigno inalienabile. Proprio. E questo è un bellissimo articolo di Giuseppe De Bellis, continuiamo a leggerlo perché è veramente interessante. Qualche settimana fa il Washington Post scriveva che la di una ripresa messa a rischio da un'intera generazione, lì probabilmente c'è un errore, un refuso. Da un'intera generazione di universitari che non si sa nemmeno cosa sia il risparmio e a cui
In particolare, sarà quasi impossibile acquistare una casa. Del resto, scriveva il quotidiano, i dati contenuti nell'ultimo studio della Mortgage Bankers Association parlano chiaro: il numero dei mutui accesi negli Stati Uniti per l'acquisto di una casa ha fatto registrare negli ultimi 4 mesi un calo del 20% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Un segnale chiaro, anche perché coloro che acquistano per la prima volta un'abitazione, a parte tutte le truffe che gli hanno fatto e sono stati tutti ricorrenti fallimenti, bolle edilizie e tutto il resto, conosciamo perfettamente, categoria fondamentale per lo sviluppo del mercato immobiliare, che poi si porta dietro tutto, perché il mercato immobiliare non è un mercato circoscritto. Diamo per scontato che negli Stati Uniti c'è una marea di roulotte, di città, milioni, di roulotte, milioni. Eccetera, eccetera. Però il mercato immobiliare comunque è un mercato che riguarda una produzione massiccia che va da quello che produce la tazza d'accesso a quello che ti fa la cucina all'americana. Non è uno scherzo. Categoria fondamentale per lo sviluppo del mercato immobiliare sono stati nel corso dell'ultimo anno solo 1/3 del totale degli acquirenti, mai così pochi, ben al di sotto della media storica. Insomma, si tratta di un trend molto preoccupante che molti esperti attribuiscono in gran parte proprio al fardello che i giovani si portano dietro per le altissime rate pagate nel college americano. Una volta che tu hai preso un prestito, se non lo estingui, è difficile che ne prendi un altro. E questa è la cosa. Per cui non possono chiedere un ulteriore mutuo per comprarsi casa. Vedi che strano meccanismo vero, autentico, concreto dell'economia, che basterebbe... Per risolvere il problema basterebbe ridurre le tasse scolastiche, potreste mandare gratis la gente a studiare all'università. Questo è il liberismo. E io chiuderei qui perché il discorso è ancora molto complesso, ma quello che mi interessava è sottolineare questo aspetto, anche perché abbiamo altre cose da far vedere che sono ugualmente piuttosto interessanti. Poi faremo vedere anche alcune considerazioni sugli eredi Berlusconi, che anche questo è piuttosto interessante, ma qui c'è un articolo molto importante, qui lo dico, di Marcello Foa. Dunque, Marcello Foa, che i nostri amici bloggers, cioè che quelli che seguono i vari blog e le varie trasmissioni su internet, è un ottimo giornalista e dice delle cose sensatissime. È un giornalista del Giornale e consiglio di andarlo a vedere, www.marcellofoa.it o quello che sia. Fatto che anche qui lui dice delle cose importantissime, ma dove le dice? In un angoletto. Chi lo va a leggere? Allora anche questo un terzo di pagina è un alibi di questi giornali che dice: vedi, io pubblico anche questo, cioè, ma tanto la gente non lo legge, non gli frega niente. Leggiamolo per intero perché è veramente molto ma molto importante. Stai intanto ben attenti perché c'è qualcuno che ha cominciato a capire qualcosa, però avrebbero dovuto capire 50 anni fa, 70, 90, 150 anni fa. Tutti fuori dalla gabbia. Che cosa unisce un economista keynesiano da sempre di sinistra come Alberto Bagnai con un ex commissario europeo dichiaratamente liberista come Fritz Bolkestein? Che strano cognome, proprio liberista, si legge dal nome, no? Eisenstein, Bolkestein, Frankenstein e l'editorialista del Giornale Claudio Borghi Aquilini, o un pezzo da 90 come Paolo Savona con un docente di chiara scuola marxista come Kostas Lapitsvas? In teoria nulla. Fino a qualche anno fa si sarebbero guardati con diffidenza, dissentendo su tutto quasi. Oggi invece siedono allo stesso tavolo in aprile a Roma.
firmano gli stessi appelli, si battono per la stessa causa, ritenendo la distinzione tra destra e sinistra superata, perlomeno temporaneamente, nel nome di un valore superiore e ben più urgente. Allora, qui mi fa piacere dirlo, io ho combattuto questa terminologia destra e sinistra fin dagli anni 50, quindi sono passati esattamente una 65 d'anni. Beh, che qualche economista ci sia arrivato, io sono contento, con ritardo di mezzo secolo, a me mi sta bene. Ma perché? Perché hanno la testa squadrata questi economisti, sono le peggiori persone atte a capire l'economia, sono gli ultimi a capirlo, perché gli hanno squadrato il cervello. Nulla di trascendentale, sia chiaro, ma di molto tangibile. Trattasi delle condizioni di vita, di lavoro, di prosperità sociale della maggior parte dei cittadini europei. Toh, che scoperta! Che hanno creduto nell'euro e ora si trovano irretiti da regole assurde, da vincoli ingiustificati, da rigidità anacronistiche. Ma non lo sapevi, non sapevi chi ha preso in mano la gestione dell'Unione Europea? C'è bisogno di dirlo adesso? Ma guardate che è una cosa allucinante. Noi l'avevamo denunciato, quando l'avevo, io l'ho denunciato a fine anni 40, chi è che voleva dominare il mondo, qual era lo strumento che poteva essere solo finanziario e usuraio per il controllo dell'umanità. Sono loro signori, sono soltanto loro signori. Mo se ne stanno accorgendo anche loro? Se ne accorgono, e sai perché? Perché le cose incominciano, la superficie del mare incomincia a incresparsi. E allora questi qui con calma, no? Tranquillità, con molta lentezza, stanno spostando, no? Le loro posizioni. Siccome sono persone che sono pagate per stare ai vertici, sarebbero, se non cambiassero un po' opinione, non potrebbero rimanere ai vertici. Questa è la ragione per cui noi li dobbiamo buttare giù. Quando riuscissimo ad avere il potere, noi li dobbiamo buttare giù dalla finestra, dall'alto della torre. Dice, mi sono sbagliato, lo dovevi dire 50 anni fa. Dove porterà benessere e felicità la moneta unica? Sta conducendo l'Unione Europea verso la povertà e la disperazione. Guarda, anche questo si legge malissimo, perché allora doveva portare benessere e felicità alla moneta unica e invece sta conducendo l'Unione Europea verso la povertà e la disperazione. Qui non ci sono i correttori di bozze. Mi sa di no. Noi non ci abbiamo mai creduto che la moneta unica impostata da loro signori avrebbe potuto portare benessere e prosperità. Si è visto fin dall'inizio. Ma quando doveva essere 990 è diventata 1927. Ce l'ha detto il professor Auriti, ce l'ha detto Ezra Pound, non c'è mica bisogno di aggiungere altro. Quindi noi lo sapevamo benissimo. Dai il potere a questa gente e questi ti strozzeranno. C'era una battuta, io non ricordo bene esattamente com'è, comunque offri il collo al pitone e il pitone ti soffocherà. Certo. L'euro è una gabbia che, con la sola eccezione della Germania, avvilisce l'economia reale, che svuota i poteri, i parlamenti nazionali, che priva gli stati della loro sovranità, che impedisce il corretto funzionamento dell'economia di mercato. Ma porcaccio Giuda, tu sei il direttore del giornale, fai una rivista così e un articolo di questo tipo lo releghi... Perché il direttore o non l'ha capito o... No, l'ha capito perfettamente. Siccome l'ha capito, lo mette lì. Appunto, dice, ma noi l'abbiamo detto. Noi l'abbiamo scritto un trafiletto a pagina 45. Economisti e pensatori di ogni orientamento sono convinti che ci può essere speranza solo se si ridà flessibilità a un sistema oggi ingessato e veri poteri a governi che oggi ne hanno sempre meno pur mantenendone le vestigia. Ma cazzo, ma a chi? Ma c'è bisogno di Cefoa?
io ho il massimo rispetto per Fo, perché non è che si è inventato questo. Oh, Fo è sempre uno di loro, eh? Sì, sì, però questo... No, diciamolo bene. No, ma tra di loro ogni tanto c'è qualcuno che ragiona. Fo è un cognome loro. Lo sappiamo perfettamente. Io lo stimo questo personaggio perché dice le cose come stanno. Anche tra di loro c'è chi dice le cose come stanno. Certo. Che, vabbè, presumo che prima o poi lo puniranno, perché si discosta troppo dalle linee di marcia. Vabbè. Con Bendì, ma come ho fatto? Me lo so ricordato. Sono convinti che so, l'esperienza non c'è. Pur sempre meno, che oggi ne hanno poteri sempre meno pur mantenendone le vestigia, più chiaro di così, che questi governi non contano un cazzo, se no non potevano mettere a capo del governo italiano un idiota integrale, no, come Matteo Renzi. Mannaggia la miseria, guarda, è proprio un cialtrone, cioè uno che fa l'operaio manovale, è più intelligente, più furbo, più attento. Sai quei camerieri con i piedi piatti, col tovagliolo sporco, di non so quante sporcizie appoggiate sul braccio? Ecco, lui sarebbe bene così, ma non glielo fanno fare. Nell'età dell'euro, destra e sinistra non hanno senso. Vieni qui. Perché, e la storia recente lo dimostra, entrambe risultano impotenti. Tu sei freelance? Falliscono sempre e solo in parte per colpa loro. Per ripartire, per riscoprire la vera alternanza democratica, per tornare a essere padroni del proprio destino, occorre sfidare il grande tabù, quello dell'intoccabilità dell'euro. Cristo lo deve mettere nel trafiletto. Ma guarda, è una cosa allucinante. Questi ci dicono liberi pensatori di destra e di sinistra. E con questo io direi di chiuderla, perché mi sembra di aver detto il massimo che si poteva dire. Non c'è da aggiungere. Grazie a Foa. No, guarda che lui non si chiama Foa, ma Foa. Va bene, ok. Almeno